Le montagne dell'Appennino, che corrono per tutta la lunghezza della penisola italiana, sono state una ricca fonte di scoperte geologiche che hanno rivelato molto sulla storia della Terra. Tra queste, l'Appennino Umbro-Marchigiano riveste una particolare importanza perché contiene esposizioni estese di rocce carbonatiche pelagiche. I calcari pelagici e le marne forniscono un valore particolarmente prezioso nella registrazione della storia della Terra, a causa della loro deposizione a profondità oceanica intermedia. Cento milioni di anni fa, questo lembo di crosta terrestre era situato alla latitudine degli odierni tropici e c'era sopra un mare caldo e poco profondo. I resti degli organismi biologici si depositavano in modo lento ma continuo per milioni e milioni di anni. Successivamente, i torrenti appenninici hanno scavato nelle rocce emerse dei veri e propri canyons, mettendo a nudo gli strati che oggi i geologi possono leggere come un vero e proprio libro del tempo. Questo lavoro sul Catria vuole essere solo un mio piccolo contributo amatoriale alla conoscenza di questi luoghi. Cercherò di mostrare quello che potrebbe vedere chiunque si incammini sui suoi sentieri. Qui siamo alle Balze della Porta. Un modo per averne una bella visione scenografica è quello di prendere la bidonvia che sale al rifugio Cupa delle Cotaline, partendo dalla piccola frazione di Foce, vicino Frontone. In inverno è anche l'unico modo per salire in quota, visto che le cinque strade carrozzabili che salgono sul Catria sono state chiuse dalle autorità locali. Arrivati al rifugio, si può salire a piedi in pochi minuti ed osservare, tempo permettendo, questo bellissimo scenario. Si chiama Infilatoio ed è la sella che congiunge le due cime denominate una Catria, quello a sinistra, là in alto, con la croce, e l'Acuto, qua, che sta sulla mia destra. L'eremo di Santa Croce di Fonte Avellana è giunto intatto ai giorni nostri. Fu fondato nel Medioevo attorno all'anno 1000 da San Romualdo. Successivamente i monaci benedettini di San Pier Damiani lo fecero assurgere a importantissimo centro della cristianità. Anche se la montagna fu frequentata dall'uomo ben prima, qui, infatti, i primi uomini salirono per sentirsi più vicini ai loro dei e lasciare statuette votive in bronzo, come testimoniano i ritrovamenti degli archeologi. Gli ungulati sul Catria sono ovunque, i daini soprattutto nei versanti posti a nord-est. Questo però non vuol dire che sia facile vederli. Escono sui prati di notte, trattenendosi fino alle prime luci del giorno, poi rientrano nei boschi. Queste femmine di daino approfittavano del prato messo a nudo da una slavina sopra il paesino di Foce. Anche se dalle immagini sembra che gradiscono di più le gemme degli alberi. Il capriolo è molto più sospettoso del daino, quindi difficile da osservare. Forse perché il capriolo è qui da sempre, mentre il daino è stato introdotto dall'uomo.
Anche il muflone è stato introdotto. Ne esiste una piccola popolazione vicino Frontone. Sembra che dalla loro introduzione negli anni 70 del secolo scorso la popolazione sia rimasta pressoché stabile. Il gruppo ha superato brillantemente le forti nevicate del 2012, quando numerosi esemplari furono falcidiati. Queste riprese sono del febbraio 2018 e ne ho contati 47. Fa tenerezza vedere come un esemplare vistosamente menomato venga evidentemente protetto dal branco. Anche questi, come tutti i selvatici, al minimo rumore corrono via come il vento. Fare una gita al Monte Catria vuol dire anche visitare i suoi numerosi torrenti, quali il Cesano, il Cinisco, il Burano, il Sentino nella parte umbra a sud. Il torrente Burano, che costeggia la montagna a nord-ovest, è bellissimo in tutte le stagioni. E nelle sue acque fresche e ossigenate vive un folletto che conosceremo più avanti. L'area che frequento maggiormente è quella a sud, che confina con il parco del Monte Cucco. La selvaggia Alta Val Cesano, con le sue sorgenti, Costa Calecchie, Piano Sant'Angelo, la Costa Grande, Pian d'Ortica, la Balsa degli Spicchi, sono luoghi a cui sono particolarmente legato, praterie secondarie e faggete dove rinfrancare il corpo e lo spirito. Non saranno le Dolomiti, ma posso andarci tutte le settimane. Paesaggi da ammirare in tutte le stagioni, inverno compreso. Poi, verso la fine di febbraio, succede qualcosa. La natura si risveglia in un caleidoscopio di mille colori.
È stato stimato che nel piccolo comprensorio del Monte Catria nascono la metà di tutte le specie vegetali delle regioni Marche e Umbria messe assieme. Bucaneve, crochi, scilebifolie, primule e orchidee con l'inoltrarsi della primavera lasciano il posto a narcisi, viole, asfodeli e fritillarie. Solo per citarne alcuni dei più comuni e appariscenti. Per tutti gli animali selvatici la primavera è un periodo di grande attività. Le scrofe di cinghiale hanno appena sgravato e devono allattare i piccoli. I coleotteri tenebrionidi sono appena sfarfallati e provano le ali. Sono rimasto a guardarli per oltre 15 minuti. Posso garantire che spiccano il volo tutti sempre da quella stessa foglia. Di saltimpali, fanelli, strillozzi e zigori neri cantano dalle cime dei ginepri per conquistare le femmine in vista della stagione riproduttiva.
I caprioli cambiano il mantello e mettono i nuovi palchi che inizialmente sono ricoperti di velluto, un tessuto molto vascolarizzato che svolge la funzione di portare nutrimento al tessuto osseo in formazione. Ormai hanno colonizzato anche la pianura, tanto che li vedo più facilmente sulla costa che in montagna. La maestosa aquila reale marca il territorio di appartenenza con i voli a festoni. Ho imparato tardi ad amare gli uccelli e mi dispiace. Questa frase è una citazione dal libro Il falco pellegrino di John Alec Baker, una specie di monumento per gli amanti della natura. Sul Catria in estate se ne possono vedere alcuni molto particolari perché tornano in Italia a riprodursi avendo svernato nel continente africano. Il gracchio corallino è stanziale e sta qua tutto l'anno. Gli piacciono i dirupi e il vento. Un rapace che viene qua anche lui a nidificare dall'Africa è l'albanella minore. Questo giovane che ho ripreso doveva vedersela con una famigliola di ghepri locali, per niente intenzionati a condividere il loro territorio di caccia. Thank you.
Altro rarissimo migratore subsahariano è il codirossone. Torna a nidificare nello stesso identico luogo da almeno 5-6 anni. È visibilmente indispettito dalla mia presenza, anche se mi trovo a 100 metri di distanza. Deve portare le imbeccate ai pulcini, meglio lasciarlo in pace. Se ci si ferma in estate ad osservare il fondo delle pozze rimaste qua e là nei torrenti, ci si può imbattere nella forma larvale di un insetto molto particolare, la Friganea. Le larve di Friganea costruiscono un astuccio come corazza, utilizzando minuscoli sassolini o legnetti a seconda della specie. Una vera meraviglia della natura. Il gheppio è molto comune nelle nostre zone e sul Catria lo incontro spesso. Si muove, ma la testa rimane fermissima, una incredibile stabilizzazione naturale. Zigolo Muciatto e Ciuffolotto si guardano attorno perché sanno che il gheppio può predare saltuariamente anche i passeriformi. Sul Colbianco è stato pubblicato uno studio sulle migrazioni che compie. Esemplari taggati in Alaska hanno svernato nel Corno d'Africa, attraversando due volte tutta l'Asia. Altri, taggati sulle coste atlantiche del Canada, sono andati anche loro a sud del Sahara, attraversando in volo battuto l'intero Oceano Atlantico. Uno degli uccelli che vola di più, e pensare che pesa una ventina di grammi. La verla piccola o uccello macellaio. Questo curioso nome deriva dal fatto che fa scorta di insetti di cui si alimenta infilzandoli sugli arbusti spinosi. Anche lui sverna in Africa. Thank you.
Il pivere tortolino sul Catria si ferma per riposarsi e rifucillarsi. Sono soste brevi, è solo di passaggio. Si può vedere a fine estate vicino alla vetta. Viene dalla tundra artica dove si è riprodotto e la sua destinazione finale sono le coste africane del Mediterraneo. Non essendo abituato alla presenza dell'uomo, si fa avvicinare molto di più degli altri uccelli. La civetta è l'unico rapace notturno che sono riuscito a riprendere. Stava in un casolare diroccato. Simpaticissima, con quegli occhioni che ti scrutano. Peccato per la fama immeritata di portatrice di sventura. È giunto il momento di presentarvi il folletto di cui ho accennato all'inizio. È il merlo acquaiolo, un simpatico uccellino che passa più tempo in acqua che in aria. Sul torrente Burano ci vivono diverse coppie e se si ha la pazienza di attendere sulla riva, prima o poi loro passeranno emettendo il loro inconfondibile verso di allarme. Vola in linea diretta seguendo le anse del fiume. E non l'ho mai visto posato su una pianta, ma sempre sulle pietre, ai bordi o in mezzo al torrente. È un importante indicatore biologico e quindi la sua presenza dimostra che il torrente Burano gode ancora di una buona qualità ambientale. Si nutre di larve acquatiche e piccoli pesci. Facendo attenzione, si può notare che ogni tanto gli occhi appaiono bianchi. Si chiama membrana nittitante. È una terza palpebra che serve a proteggere l'occhio durante la caccia o durante le immersioni in questo caso. Si ritiene che la plica che abbiamo anche noi umani ai lati degli occhi vicino al naso siano resti vestigiali di quell'organo.
Un luogo molto panoramico che consiglio di visitare è la cima del Monte Prati di Nocria. Si lascia l'auto al passo che scende all'abbazia di Sitria e si sale il ripido pendio oltre il pascolo del bestiame. Dai suoi prati sommitali si apre uno stupendo panorama a 360 gradi sul Monte Strega, il Monte Cucco, entrambe le cime del Catria e poi ancora il Monte Val Canale e il Monte Mura. Non si vedono città, natura al 100% tutto attorno. In un'alba particolarmente tersa ho visto bene tutto il mare Adriatico, persino oltre, fino alle montagne di Lussin Piccolo, in Croazia. Si possono vedere anche i daini sulle montagne del versante di fronte e, se si è fortunati, anche quelli leucistici. Ho osservato più volte il falco pellegrino sul Catria, ma non sono mai riuscito a riprenderlo. Queste immagini le ho registrate nel Parco della Gola della Rossa, che dista poche decine di chilometri. Ho una speciale ammirazione per questo rapace straordinario, che era arrivato quasi all'estinzione negli anni 70 a causa del famigerato DDT. Poi, con la messa al bando di questo veleno, le popolazioni si sono riprese e oggi risultano stabili. Le riprese degli animali le ho effettuate sempre a grande distanza, utilizzando teleobiettivi e un particolare software di ripresa per la mia macchina fotografica. Purtroppo, come dice Baker, noi umani ci portiamo dietro una puzza di morte che gli animali conoscono benissimo e che li fanno stare alla larga da noi. A volte però gli animali sono imprevedibili.
Sono convinto che l'uomo un giorno tornerà a vivere in armonia con la natura. Mi chiedo però quante stagioni dovranno ancora passare. Io, nel mio piccolo, continuerò ad andare sul Monte Catria. Devo ancora incontrare il Picchio Muraiolo, la Cotornice e, soprattutto, il Lupo.